Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui con il mercato che farei della Juventus, il mio mercato. Ragazzi, so che la cosa è molto molto strana, che esce praticamente il mio mercato, non è neanche la prima volta che succede, che esce il mio mercato della Juventus praticamente tipo 12 ore dopo che l'ha fatto Sequalf, ragazzi. E io quando dico che Sequalf è il mio mentore su YouTube, non lo dico a caso, io non è che l'ho copiato. Questo video ce l'ho praticamente programmato da 2 giorni e stamattina mi sveglio, mercato di Sequalf. Ma non è tutto, ho fatto anche un acquisto che ha fatto pure lui. E per darvene prova, che ve lo giuro, io ho pensato quella a lui, vi ho fatto il registraschermo del cellulare di Bonantonio che mi fa da designer, quindi... Bello ragazzi. Detto questo, comunque noi non perdiamoci in chiacchiere inutili e partiamo subito con il video. Vamo ragazzi. Come allenatore ovviamente confermerei Andrea Pirlo, inutile ormai il danno, diciamo, che è stato fatto. Se magari qualcuno si pente di dire è troppo inesperto, Guagnu ormai non si può esonerare a metà stagione, perché almeno il girone da primo l'ha passato, in campionato sì, ha fatto troppi pareggi, però insomma lo confermerei. Strategia ovviamente di migliorare numericamente e qualitativamente la difesa, il budget 20 milioni perché devi spendere per forza, anche se siamo in rosso col bilancio, devi spendere per forza perché mai la squadra sta andando male come quest'anno. L'obiettivo è scritto con 2B, ma non si può scrivere lo stesso, prendetela col buon Antonio nel caso, e innalzare la percentuale di vittorie, perché ragazzi non è possibile che abbiamo una percentuale di vittorie più bassa di Napoli, Milan, Inter, di praticamente tutte le squadre che hanno avuto comunque 2 competizioni. E insomma ragazzi, mi raccomando, con gli errori grammaticali li prendetevela col buon Antonio, anche se sembrerebbe non ne abbia fatti. Detto questo, non prendiamo in chiacchiere e andiamo invece con il mercato. Tra i portieri ovviamente va benissimo Szczęsny come primo, Buffon come secondo, Pinzolo come terzo, quindi non mi soffermo tanto perché alla fine ragazzi sapete meglio di me che i portieri della Juve non vengono dal portiere, anzi il 95% di ogni squadra, problemi che ha, non vengono dal portiere perché sennò lo cambia all'istante e quindi i portieri rimangono questi. Tra i difensori centrali invece il discorso inizia un po' a cambiare, abbiamo Chiellini, Bonucci, De Ligt, Demiral e Danilo qualora dovessimo giocare con la difesa a 3, però di ruolo abbiamo solamente Chiellini, Bonucci, De Ligt e Demiral e a turno ne stanno sempre 2 rotti, non sto scherzando, c'è stata solamente una partita dall'inizio dell'anno dove almeno 3 su 4 erano disponibili, quindi veramente incredibile, sempre rotti ragazzi. Quindi qui per la legge dei grandi numeri ho scritto nell'obiettivo che devo prendere difensori centrali e io andrei a prendere ragazzi, si sembra strano che lo stia dicendo, Rudiger. Sembra strano che lo sto dicendo ragazzi, tranquilli che fra poco vi faccio vedere la clip di Rudiger che si è fatto il 27 dicembre ragazzi e non prima o dopo, anche se voi starete vedendo questo video se non erro il 29. Comunque ragazzi, andiamo a spiegare il perché prendo Rudiger. Allora ragazzi, Rudiger può giocare difensore centrale nella difesa a 3 e può fare il terzino destro. Noi non abbiamo una riserva di Danilo nel caso giocassimo con la difesa a 3 invece che con la difesa a 4, e Rudiger può fare difensore centrale nella difesa a 3 e terzino destro, si adatterebbe perfettamente al compito richiesto da Andrea Pirlo, può fare l'occorrenza addirittura pure il terzino sinistro, è molto duttile, al Chelsea si è un po' perso, quindi da 20 milioni lo prendo per 15 milioni e il budget diventa di 5. Ecco qui a voi la clip ragazzi, anche perché se volesse fare un titolo clickbait metterei tipo prendo Pogba oppure copio Sequalf, quindi ecco qui la clip ragazzi, andiamo avanti. Tra i terzini destri abbiamo Danilo, Cuadrado e Rudiger appunto, Rudiger che può giocare l'occorrenza anche terzino destro, Rudiger che... dovrebbe fare sì, la doppia fase, nel senso lui è bravo sia come difensore centrale sia come terzino destro, anche se come terzino di spinta la vedo un po' dura, quindi sto facendo un modulo sia per la difesa a 3 per il 3-4-1-2/3-5-2 oppure per il 4-3-3 ragazzi, quindi nel caso giocassimo col 4-3-3 a destra non ho problemi con Danilo che lo metterei a sinistra perché mettere in panchina uno tra Danilo e Cuadrado è impensabile in questo momento. Invece tra gli esterni destri ragazzi, quelli di centrocampo, nel caso decidessimo di giocare con il 3-4-1-2 ci può giocare Cuadrado, che il titolare ci può giocare Chiesa, ci può giocare Kulusevski, ci può giocare Bernardeschi, ci può giocare praticamente il mondo qui ragazzi, ho preso comunque qualcuno in difesa, oltre a Rudiger ne ho preso anche un altro, vedete, insomma quindi Cuadrado, Chiesa, Kulusevski, Bernardeschi, il bilancio ancora inattivo ragazzi. Ora andiamo a vedere però gli esterni di sinistra, dove il discorso un po' cambia. A sinistra la Juventus ha Alexandro come esterni, non come terzini. Alexandro, Frabotta, Bernardeschi e ci può giocare anche Chiesa. Chiesa che può giocare a destra e a sinistra così come Bernardeschi. Meno male che abbiamo gli esterni utili perché sennò non so come faremo. Alexandro che di regola è titolare, però Alexandro non deve essere troppo certo di essere titolare perché su quella fascia sinistra di certo non ci può giocare Bernardeschi in difesa. Nel caso non hai gli uomini in difesa, Chiesa non ci può giocare lì, se giochi con Chiesa e Cuadrado la vedo un po' dura. Quindi Alexandro si sente troppo titolare. Per questo motivo, soprattutto qualora decidessimo di giocare con la difesa a 4, se non bastasse Danilo che può giocare terzino sinistro,
come esterno sinistro, che può fare anche il terzino, vado a prendere Emerson Palmieri, stesso discorso di Rudiger. Ha fatto esperienza internazionale, si adatterebbe perfettamente al compito di Pirlo di fare esterno sinistro, terzino sinistro, nel caso avessimo bisogno di una riserva. Emerson Palmieri è tutta un'altra cosa rispetto a Frabotta. Lo andrei a prendere per 2 milioni di prestito oneroso, con un diritto di riscatto comunque abbastanza basso, perché al Chelsea gioca pochissimo. Quindi insomma ragazzi, a sinistra per Alexandro, Palmieri e Frabotta, con Bernardeschi e Chiesa che ci possono giocare nel caso dovessimo fare il 3-4-1-2 con l'esterno sinistro che gioca più ala. Nel caso invece dobbiamo giocare con la difesa a 4, come terzini sinistri abbiamo Alexandro, Palmieri e Frabotta, e come riserva Danilo, anche se Danilo io ripeto lo metterei a sinistra. Sembra un po' strano come discorso, però ragazzi sì, è un po' strano vedere Danilo panchinaro, dove sta facendo veramente veramente bene quest'anno. Si è tolto anche lo sfizio del primo assist in bianconero contro la Roma, che poi tra l'altro Palmieri e Rudiger sono tutti e due dell'ex Roma, quindi se mi guardano i romanisti staranno piangendo, nel senso che se si vanno ad avverare questi acquisti per loro sarebbe penso un trauma. E andiamo avanti col video. Centrocampo, criticatemi, io non farei nulla, semplicemente rinnoverei Khedira ragazzi, ma perché non capisco il perché Khedira se ne deve andare, almeno quando è sano ci gioca ragazzi, perché a centrocampo siamo contati, siamo 5 per 3 ruoli: Rabiot, Bentancur, Arthur, McKennie e Ramsey, con Ramsey che va a giocare anche trequartista nel caso andiamo a giocare col trequartista. La sua riserva è Kulusevski, quindi nel caso andiamo a giocare col trequartista ci sono Ramsey e Kulusevski in quel ruolo, con Kulusevski che si defila più a destra. Poi abbiamo Portanova che ci può fare benissimo come sesto, e Khedira che può essere l'arma in più, che quando non è fuori, cioè, va bene. Quindi io sinceramente non farei nulla lì. Farei qualcosa invece in attacco. Sì, serve un attaccante, perché numericamente qualcuno può servire, soprattutto se decidi di giocare con Dybala, Ronaldo e Morata tutti e tre insieme in un ipotetico 4-3-3 oppure in un 4-3-1-2. Ti serve sicuramente qualche riserva, e quella riserva secondo me, se vai a giocare col 4-3-3, deve essere un attaccante e non un'ala, perché come ali dovresti usare Dybala e Ronaldo, con Morata che magari gioca più come attaccante con una sorta di falso 9, almeno secondo il mio punto di vista. Quindi andrei a riprendere Mario Mandžukić. 3 milioni di commissioni alla gente, è un anno e mezzo che non vede il campo ragazzi, quindi ci serve anche un percorso di adattamento. Ma a Mario Mandžukić non serve nessun percorso di adattamento, perché lui è già juventino, cioè ragazzi lui è stato già 5 anni alla Juventus, 5 anni, no 4, tutti e 4 anni è andato in doppia cifra, 2 anni è andato in doppia cifra anche di assist oltre che di gol, quindi ragazzi conosce perfettamente la Juve, farebbe riserva e almeno qualche partita se la gioca, non come siamo con Sarri che l'ha mandato via in malo modo e non lo meritava assolutamente Marione. Più di vederlo al Bologna lo vedrebbe nella Juve. Nel caso decidessimo sempre di giocare col 4-3-3 come ali destre avremo Dybala, ci può giocare Chiesa, ci può giocare Cuadrado, Kulusevski e Bernardeschi. Come alle sinistre abbiamo Ronaldo, Chiesa e ci può giocare Bernardeschi. Mentre se andiamo a vedere solamente la zona offensiva per quanto riguarda gli attaccanti, come attaccanti avremo Morata e Mandžukić, e ci può giocare anche Dybala. Quindi insomma questa è la Juve che andrei a creare. Andando a fare in breve invece un breve recap, tra gli acquisti ne faccio solo 3, che comunque aumentano numericamente la rosa e soprattutto danno esperienza a questa rosa di Pirlo, che è effettivamente troppo giovane, con gli acquisti di Mandžukić, Rudiger ed Emerson, che sono tutti, Mandžukić è un ultra trentenne, Rudiger ed Emerson sono due giocatori che conoscono la Serie A, non andrei a prendere né Pogba né Isco, sono due investimenti che non sono da fare a gennaio ragazzi. Isco solamente con un prese con diritto di riscatto, ma non lo vedo neanche bene, lui è un trequartista di ruolo, come mezzala non so quanto convenga rischiare. A questa Juve servono certezze, Rudiger ed Emerson conoscono la Serie A, Mandžukić conosce bene la Juve, servono certezze. Senza cessioni ragazzi, sottolineo senza cessioni, andrebbe benissimo questa Juve secondo me ragazzi. Abbiamo migliorato sicuramente la rosa, perché se fai 0 cessioni e 3 acquisti, anche se di un minimo la rosa l'è migliorata, abbiamo speso il giusto, e quindi questa è la rosa che andrò a creare. Detto questo ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare mi piace, caso contrario un dislike, commenta se sei d'accordo o disaccordo con me, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, in descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monosport07 è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!